noi non siamo per niente sicuri che queste elezioni sono pulite. Non è mai successo che un istituto di sondaggi sbaglia così clamorosamente. Vediamo anche confusione nell'arrivo dei dati al Viminale e nelle modalità in cui questi dati vengono evidentemente immessi. Una segreta centrifuga informatica, una enorme manipolazione di dati attraverso i computer. Ma è davvero possibile? Per scoprirlo siamo tornati in America. Tenga presente che qualsiasi broglio le venga in mente, con la matematica si può fare. In Italia abbiamo rischiato il colpo di Stato. Oh, signorina, non si innamori mai dei paroloni. Colpo di Stato, colpo di Stato.